Non è assolutamente consigliabile annullarlo il matrimonio, ma va spostato. Quindi magari scegliere dei mesi un pochino più autunnali, magari un settembre, magari un ottobre, perché non un dicembre, magari realizzare un matrimonio natalizio, che comunque è sempre molto suggestivo. Dire sì per sempre ai tempi del coronavirus con mascherine e distanziamento sociale non piace a nessuno e allora il mondo del wedding cerca di stare vicino a tutte quelle coppie che avevano programmato il loro giorno più bello e l'hanno dovuto disdire. Io le mie coppie consiglio sempre in questo momento, anche se difficile e duro, di essere un attimino concreti e di stare calmi, perché comunque anche se la data che avevano fissato era comunque è in prossimità del lockdown, chiamare tutto l'entourage che era stato scelto per l'organizzazione del matrimonio, quindi la location, il catering, il fotografo, la parrucchiera, l'abito da sposa, tutti i professionisti che fanno parte della squadra del loro matrimonio, per trovare una data compatibile per tutti. L'imperativo è niente panico, quel giorno tornerà e sarà magari ancora più bello. In questo momento diciamo che fungo da amica, no? Da consigliera, da colei che cerca di consolare quei momenti di disperazione che a volte le spose hanno. Tra i consigli per non rimandare il proprio evento troppo a lungo nel tempo, ad esempio sposarsi durante la settimana. Necessariamente non tutti potranno sposarsi il sabato o la domenica come magari avevano scelto o avevano sognato. Potrebbe essere interessante anche valutare un infrasettimanale. Perché questo? Perché già c'erano i matrimoni fissati in quei mesi, quindi si trova un sovraccarico di matrimoni tutti in quei mesi lì. Potrebbe comunque essere un'idea interessante, anche perché vivrà quel momento tanto atteso con maggiore felicità, no? Perché comunque usciamo da una situazione difficile che ci ha comunque provato tutti, quindi magari la festeggi anche con un'emozione diversa, anche maggiore. E se proprio l'evento non si può rimandare, c'è solo da scegliere un luogo che possa far rispettare gli attuali decreti. Ci sono molte coppie che hanno scelto delle location che in questo momento potrebbero avere delle difficoltà nel contenere il numero degli invitati che avevano scelto, no? Perché? Per i distanziamenti, perché ci sarà bisogno di spazi maggiori e quindi necessità di magari riorganizzare il tutto e non tutte le location sono in grado di poter fare questo. Questa invece è una location, Talzano Eventi, che non ha problemi di spazio, quindi spazi esterni, spazi interni che consente di fare qualunque tipo di matrimonio, qualunque numero, con tutti i distanziamenti del caso. È importante questo perché magari la sposa, lo sposo pensano solo a riorganizzare la data, ma non valutano che ci sono anche altre piccole problematiche, tipo questa, che se hai mai scelto un matrimonio in una location che non è molto grande, non riuscirà a realizzare e a mantenere i distanziamenti che ora come ora sembrerebbe che dobbiamo seguire, a meno che le cose non cambiano, che ce l'auguriamo caldamente, ma al momento le cose sono queste e dobbiamo stare alle direttive del governo.